Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Questo tra l'altro è il primo gioco ed è la prima puntata che registro con il nuovo controller che vi ho mostrato poco fa. Piccolo spam a me stesso. Comunque, la storia sta iniziando a prendere una strana piega ed è arrivato il momento di scrivere un'altra poesia. Penso che a questo punto ormai sia quasi indifferente chi scegliamo, però io continuerò a puntare tutto su Natsuki. È apparsa Monica dal basso, ti ho visto. Canzoncina, risata, fiocco, ballo, allegria. Ok, allegria mi ha sorpreso che l'abbia preso lei e non Natsuki. Comunque, boop, doki doki, lecca lecca, famiglia, amicizie, arcobaleno, guance, anime, felice, romanzesco, ingenua, risatina, cuore, perfetto. Ciao Geko, ti stavo aspettando. Sei pronto per continuare a leggere? Oggi ho portato il mio tè migliore. Monica, ti avevo detto di non... Eh? È di nuovo in ritardo. Sei sgarbata come sempre, Natsuki. Come, scusa? Devi proprio interrompere tutte le mie conversazioni strillando di continuo. Ma di che parli? A sentirti si direbbe che lo faccio regolarmente. Non stavo prestando attenzione, ok? Mi dispiace. Ma davvero, che ti prende ultimamente? Senti, ho riflettuto sulla giornata di ieri. Sono stata più ostile di quanto non volessi. Pare che mi sentissi davvero minacciata. Ma so che stiamo costruendo qualcosa assieme. Un altro membro non sarebbe male se è una persona, ok? E sarebbe bello avere una ragazza stavolta. Allora... Natsuki, chi se ne frega? Perché non vai a cercare monetine sotto le macchinette? E se ne va. Oddio, sono di nuovo l'ultima. Studiavo ancora il pianoforte? Sì. Hai una volontà di ferro. Avviare questo club e ritagliarsi tempo per imparare il pianoforte. Beh, più che volontà, direi che è passione. Passione ci vuole. E poi il festival è una grande e bella motivazione. Comunque, Geko, che vuoi fare oggi? Pensavo che potremmo... Abbiamo già dei piani per oggi. Ah, davvero, Yuri? Proprio così. Geko è già impegnato con un romanzo che stiamo leggendo insieme. Ha già trovato il gusto per la lettura. Non sei contenta, Monica? Io... immagino... stavo solo... Ma non ha importanza. Non importa davvero. Già, direi che non importa. Potete fare quello che preferite. Sì, grazie per la comprensione, Monica. Vai, sei cazzo! In realtà ho una richiesta da farti. Ti spiace se prima faccio del tè? Niente affatto. Grazie mille. Non c'è niente come una bella tazza di tè per migliorare la letteratura. Oltre alla tua presenza, chiaro. Yuri si alza e si dirige verso il ripostiglio. La seguo e la vedo recuperare dallo scaffale una piccola brocca d'acqua, di quelle con il filtro all'interno. Puoi reggerla un attimo? Certo. Yuri mi passa la brocca dell'acqua e prende un bollitore elettrico. Lo metto sulla cattedra, attacco la spina e poi vado a prendere l'acqua. Mi passa accanto e posa il bollitore sulla cattedra. Resto a guardare i suoi movimenti. Mi colpisce quanto siano diversi dal suo modo di parlare, soprattutto per le sue lunghe gambe. Yuri ha un portamento elegante e metodico. Ok, mi passi la brocca dell'acqua? Grazie, torno subito. Beh, tanto vale che venga con te. Fa lo stesso, tu resta qui, non ci metterò molto. Con la caraffa in mano, Yuri esce di fretta dall'aula. Ah, Yuri ti ha lasciato di nuovo solo? No, non è andata così questa volta. Sta solo riempiendo la brocca dell'acqua per fare il tè. Ah, ok, scusa il malinteso. Monica. Passano 10 minuti. Yuri ha detto che non ci avrebbe messo molto. C'è qualcosa che la trattiene. Mi sto annoiando ad aspettare qui, perciò decido di andare a cercarla. Vediamo. Il posto più logico per Yuri sarebbe la fontanella più vicina. Procedo lungo il corridoio. Cos'è quel rumore? Viene da dietro l'angolo. Sembra una specie di respiro. Un'ispirazione breve e intensa, come se qualcuno succhiasse l'aria tra i denti. C'è qualcuno che sta male. Arrivo all'angolo e mi sporgo oltre. Yuri? Cosa che ho appena realizzato che non ho realizzato la prima volta. Tutto il pezzo qui in realtà è un rewind, torniamo indietro. Oh, non ci avevo fatto caso la prima volta. Sono tornata, grazie per avermi aspettata. Geko, ti piace il tè oolong? Sì, va bene qualsiasi tè. Molto bene.
Yuri imposta la temperatura del bollitore a 90 gradi. Ora prendiamo la teiera. Fai proprio le cose per bene, eh? Ovviamente, è il minimo che possa fare quando preparo il tè per gli altri. Anche se non sono un intenditore. Così resterai ancora più colpito. Ah, forse sì. Yuri prende la teiera e inizia a misurare le foglie di tè. Con mia sorpresa, inizia persino a canticchiare tra sé. Devi proprio essere di buon umore. Davvero? Mi è uscito così. E tu, l'hai notato? Ho riflettuto un po' e ho deciso di provare a esprimermi un po' di più. Ho scoperto che non è così difficile, almeno finché ci sei tu. Ah, è fantastico, Yuri. Solo non sforzarti troppo. Ti preoccupi sempre per me, Jaco. Sei proprio tenero. Yuri non scherzava. Non so se riuscirò a gestire tutto questo. Guardo Yuri versare una tazza di tè per ciascuno. Jaco, un'altra richiesta. Ti dispiace se oggi ci sediamo per terra? E perché? Così mi fa meno male la schiena. Posso leggere con la schiena appoggiata al muro senza chinarmi sul banco. Ah, scusa, non l'avevo notato. Tranquillo, soffro spesso di mal di schiena, perciò cerco di gestirlo meglio che posso. Davvero? Chissà perché. Probabilmente per via del mio... Il tuo modo di sederti, giusto? Sempre china in avanti a leggere. Sì, mi siedo in modo sbagliatissimo. Ecco perché dovremmo sederci a terra. Mi sembra giusto. Vado a prendere il libro. Sì, il suo stravagante modo di sedersi. Recupero il libro dalla cartella. Ah, ho anche del cioccolato. È un sacchetto di cioccolatini che ho tenuto nascosto dal dolce radar di Sayori. Anche nella versione originale diceva ancora Sayori. Lo prendo, ma è buono per con il tè. E poi io e Yuri ci sediamo contro il muro con le tazze di tè accanto. Il fatto che ha detto Sayori non è sbagliato. In teoria credo che sia un errore di traduzione o comunque una svista, perché non voglio pensare che siano stati così lazy da non aver controllato il testo. Come se fossimo sincronizzati, ci mettiamo nella stessa posizione di lettura dell'ultima volta, con metà del libro per ciascuno. Solo che questa volta i nostri corpi sono ancora più vicini. Non ci vedo molto bene. Yuri si avvicina tanto che le nostre spalle si toccano. Come faccio a concentrarmi sulla letteratura in queste situazioni? Yuri mi è sempre sembrata carina, ma quando è meno apprensiva è persino troppo per me. La tua tazza di tè. Yuri mi porge la mia tazza di tè. Reggendola con la mano che non tiene il libro, finisco in una posizione che mi rende ancora più difficile concentrarmi. Perché ora devo preoccuparmi di non toccarle il petto per sbaglio. Nel frattempo Yuri non si è accorta di nulla. Alla sua espressione da lettura intensa, immagino che il mondo sia svanito intorno a lei. Mi concentro sulla lettura con tutta la forza di volontà. Dopo qualche minuto riesco finalmente a rilassarmi un po'. Mi appoggio la tazza di tè tra le gambe e armeggio con l'incarto dei cioccolatini. Ah, scusa, lascio il libro per un istante per finire di aprire l'incarto. Prendine quanti ne vuoi. Ah, sei gentile, ma preferisco di no. Sei sicura? Beh, se lo tocco potrei macchiare le pagine. Ah, hai ragione, non ci avevo neanche pensato, scusa. Non ti devi scusare, terrò io il libro, va bene? Sei sicura? Ma certo. Ed eccolo di nuovo qui. Yuri apre il libro con entrambe le mani. Lo tiene in modo che per me non sia difficile leggerlo, ma così tiene il braccio sinistro praticamente sopra la mia gamba. Beh, in questo caso Yuri è già immersa nella lettura. Prendo un cioccolatino e me lo metto in bocca. Poi prendo un altro cioccolatino e lo porgo a Yuri. Non distoglie nemmeno lo sguardo dal libro. Apre semplicemente le labbra come se fosse tutto naturale. Ma questo vuol dire che non posso fermarmi. Con apprensione le metto il cioccolatino in bocca. Come niente fosse, Yuri lo avvolge nelle labbra. Yuri cambia improvvisamente espressione. Cosa ho... Yuri mi guarda come se avesse bisogno di una conferma di quello che è appena accaduto. Jaco... Scusa, forse non dovevo farlo. Yuri comincia a respirare affannosamente. Io non riesco, Jaco. All'improvviso Yuri mi afferra il braccio con la forza e mi costringe ad alzarmi. La mia tazza si rovescia. Jaco... Il mio cuore batte così forte, Jaco. Non riesco a calmarmi. Non riesco più a concentrarmi su niente. Lo senti, Jaco? All'improvviso Yuri mi spinge la mano contro il suo petto. Perché mi sta succedendo questo? Mi sento come impazzire. Non riesco a fermarlo. Non ho persino più voglia di leggere. Voglio solo guardare te. Sta parte, non so perché mi fa morire. È ora di condividere le poesie. A chi mostra la mia poesia per prima? La mostriamo a Natsuki, dai.
Questa non è male. Non è male? Beh, sì, è buona almeno quanto quella di ieri. Non riesco ancora a capire se davvero ti interessa scrivere, ma in ogni caso non stai andando male. Anche se passi tutto il tempo solo con Yuri. È ancora bella avere attività a cui partecipare tutti. Perciò vedi di continuare a lavorare sodo. Cioè, so che non sono la presidentessa o la vicepresidentessa, ma non vuol dire che non puoi deludermi, ok? Perciò per ora almeno leggi anche la mia. Ma tanto per essere chiari, questa poesia vuol dire molto per me. Perciò leggila con attenzione, ok? Oh Gesù, questo fonte, questa fanta lunga. Non so come affrontare l'argomento, ma ultimamente c'è una cosa che mi preoccupa. Yuri si comporta in modo strano. Sei qui solo da pochi giorni, quindi forse non capisci cosa intendo. Ma di solito non è così. È sempre stata cortese, silenziosa, attenta. Ok, mi vergogno molto a dirlo, ma mi sto sforzando di trattenermi. La verità è che sono molto preoccupata per lei. Ma se cerco di parlarle, si arrabbia. Non so cosa fare. Credo che al momento Yuri sia disposta solo ad ascoltare te. Non so perché, ma ti prego, cerca di fare qualcosa. Magari puoi convincerla a vedere uno psicologo. Mi sono sempre sforzata di essere un'amica migliore per Yuri e mi addolora vedere cosa le sta succedendo. So che più tardi mi odierà per l'averlo detto, ma al momento non mi importa più. Mi sento completamente impotente. Quindi guarda se puoi fare qualcosa tu per aiutarla. Non voglio che le succeda niente di male. Ti preparerò i cupcake se vuoi, però prova a fare qualcosa. Quanto a Monica, non so perché, ma mi pare che dia ben poca importanza al problema. Sembra quasi che voglia che la ignoriamo, quindi adesso ce l'ho con lei ed è per questo che mi rivolgo a te. Non farle sapere che ho scritto questa cosa. Fingi che ti abbia dato una bella poesia, ok? Conto su di te. Grazie. Come se lei non lo sapesse, poi. Ho cambiato idea. Ignora quello che hai appena letto. Cercare di fare qualcosa non serve a nulla. Se Yuri è così intrattabile, è solo colpa sua. Puoi sentirmi, Jeko? Se solo tu passassi più tempo con Monica, tutti questi problemi svanirebbero. Io e Yuri siamo troppo incasinate per una persona magnifica come te. D'ora in poi pensa solo a Monica. Solo Monica, solo Monica, solo Monica, solo Monica, solo Monica. Just Monica, 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 Monica. Solo Monica. A chi mostro la mia poesia? Mostriamola a Monica. Jeko, credo che tu abbia appena visto qualcosa che non dovevi. Non volevo dirtelo, ma non credo di avere scelta. Tutto il tempo che passi con Yuri sta diventando pericoloso. Non so perché, ma mi sembra molto emotiva quando ci sei tu. Il che di per sé non è un problema, ma quando Yuri si emoziona troppo, va a nascondersi e si tagliuzza con un coltello a serramanico. Davvero svalvolata, eh? Ne porta a scuola uno diverso ogni giorno. Deve averne una collezione. Cioè, non è perché è depressa, davvero. Credo solo che le dia un brivido. Forse è una specie di, diciamo, feticismo. Ma il punto è che così tu le dai corda. Non voglio dire che sia colpa tua, no. Ma ho pensato che fosse meglio spiegarti tutto. Perciò, se mantieni le distanze, credo che sarà meglio per lei. Già che ci sei, non farti problemi a passare un po' più di tempo con me. Se non altro, tutte le rotelline a posto. E so come trattare i membri del mio club. Comunque, ho lavorato davvero, davvero tanto a questa poesia. Quindi, spero che sia efficace. Ecco qui. Accidenti. Che paura che ho preso. In realtà, questa è solo la schermata che si vede sulla Switch. Sono abbastanza sicuro che questo sia il punto in cui su computer appare il blu schermo della morte. Beh, direi che ho fatto un bel pasticcio, scrivendo questa poesia. Volevo solo... Lasciamo perdere. Andiamo avanti, è meglio. Anche perché mi stava facendo male gli occhi, Monica. A chi mostra la mia poesia? Ovviamente all'ultima rimasta. Finalmente. Yuri si avvicina alla poesia al viso e fa un respiro profondo. Così. La adoro, ne adoro ogni dettaglio. Jeko, voglio portarla a casa. Me la lasci tenere, per favore. Certo, non mi crea problemi. Sei troppo gentile con me, Jeko. Non ho mai incontrato nessuno gentile come te. Potrei anche morire. Non letteralmente, ma... Non so proprio come descriverlo. Va bene sentirsi così, vero? Non è una brutta cosa, vero? Ho visto gli occhi muoversi... Ho visto io male. Yuri si stringe al petto la poesia. La porterò a casa con me e la terrò in camera mia. Spero che il pensiero di lasciarla a me ti faccia sentire bene. Me ne prenderò cura. Mi accarezzerò mentre la leggo e la rileggo. Ok, qua sono stati un filo fin troppo gentili con le parole. Quando dicevano petto intendevano seno. Quando dicono accarezzerò
Intendeva mi toccherò. Mi farò dei taglietti con la carta per farmi entrare nel sangue il sebo della tua pelle. Prendi anche la mia poesia. Tanto quando l'avrai letta so che vorrei tenerla a te. Ecco, prendi, non posso più aspettare. Presto, leggila. Sangue e piscio, ragazzi. Sangue e piscio. In realtà, allora, il font è terribile, però qualcosa si legge, tipo nel finale, tutto il corpo, il solo tenere, o colma a sé qualcosa, a parte che le è accentate, santo cielo, queste cose mi fanno incazzare, queste cose mi fanno incazzare. Tanto ci voleva controllarle se la punteggiatura, le parole sono tutte giuste, no? Ovviamente. Ti piace? L'ho scritta per te. Se non l'avessi capito, la poesia parla di... Ma soprattutto ha sopra il mio profumo. Visto, sono la più premurosa di tutto il club, no? Io credo di stare per vomitare. Sì o no? Sì. Le cose che mi piacciono di papà. Mi piace quando papà arriva a casa presto. Mi piace quando papà mi prepara la cena. Mi piace quando papà mi dà la paghetta. Mi piace quando papà passa del tempo con me. Mi piace quando papà mi fa le domande sulle mie amiche. Mi piace quando papà mi fa domande in generale. Mi piace quando papà mi dà i soldi per il pranzo. Mi piace quando papà arriva a casa prima dal tramonto. Mi piace quando papà cucina. Mi piace quando papà rispetta la mia privacy. Mi piace quando papà non mi dice come devo vestirmi. Mi piace quando papà non fa commenti sulle mie amiche. Aia. Mi piace quando papà non fa commenti sui miei hobby. Mi piace quando papà torna a casa senza svegliarmi. Mi piace quando papà tiene il cibo in casa. Mi piace quando papà parla con il tono di voce civile. Mi piace quando papà lascia stare le mie cose. Mi piace quando papà perde qualche spiccio dal divano. Aia. Mi piace quando papà è troppo stanco per fare caso a me. Mi piace quando papà è troppo stanco per fare qualsiasi cosa. Mi piace quando papà è troppo stanco per fare qualsiasi cosa. Ovviamente si parla di Natsuki qua. Dobbiamo decidere come preparare il festival. Sbrighiamoci e togliamoci il pensiero. Un'atmosfera stagnante è spesso presagio di eventi terribili. Forza, cerchiamo di darci un taglio. Io stamperò e rilegherò i libretti di poesie. Natsuki, tu puoi fare i cupcake. Almeno in quello sei brava. Dai, sei stronza. Yuri, tu potresti... Beh, non importa. Fai quel che preferisci se pensi che ci aiuti. Monica, non sono un incapace, sai? Lo so, so già cosa fare. Per un buon evento di poesia ci serve la giusta atmosfera, perciò preparerò delle decorazioni e delle belle luci soffuse. Ecco, visto? Ottima idea! E con questo abbiamo tutti qualcosa da fare. E Geko? Geko verrà ad aiutare me. Aiutare te? Ma tu hai il compito più semplice, Monica. Scusa, ma è così. Col cavolo! Che cosa stai tramando? Sono d'accordo con Natsuki. Non solo hai il compito più adatto a una persona sola. Il mio è abbastanza laborioso, che un paio di mani in più può fare la differenza. Anche il mio. Cosa? I cupcake? Ti prego. E che cazzo vuoi saperne tu? Ormai pensi solo a come tirare Geko dietro di te e i tuoi stupidi libri. Tu e Monica. Ehi, io non ho fatto niente. Ok, allora lascia che sia Geko a decidere chi aiutare senza abusare dei tuoi poteri. Io non sto abusando dei miei poteri. Invece sì, Monica. Lascia che Geko faccia la sua scelta, ok? Ok, va bene. E va bene. E dai! Geko, so che ne hai fin qui di queste due ormai. Potremmo... Natsuki, chiudi quella cazzo di bocca e lascialo decidere da solo. Chiudi tu quella tua bocca! Santo cielo. Qui non si finisce più. Scegli e basta, ok? Monica. Ah, ecco come hanno... Oh, che cazzo! Ecco come hanno gestito la cosa qua sulla Switch! Su computer cosa succedeva? Se tu spostavi il cursore su una qualsiasi delle persone, era il cursore stesso ad andare sempre verso Monica. In questo caso hanno fatto la geniale cosa di spostare Monica in quella direzione. Evviva, ha scelto me! No, in realtà stavo scegliendo qualcun altro, però. Ci vediamo a casa tua, questo weekend. Ci divertiremo, vedrai. Che ne dici di domenica? Che cazzo di storia è questa? Non è affatto giusto! Invece sì, Natsuki, l'ha deciso lui. No, non è giusto. Rifilarci tutto il lavoro per prenderti Geko per te. Che cosa vergognosa! Yuri, non ti ho nemmeno affidato un compito. Hai deciso tutto tu da sola. Non ti pare di esagerare?
esagerare. Monica, non riesco a credere quanto sei fissata e arrogante. Sempre pronta a strapparmi Jake ogni volta che non sei coinvolta in qualcosa. Cosa sei, gelosa? Pazza? Oppure ti odi tanto da dovertela prendere con gli altri? Ascolta un suggerimento, perché non ti ammazzi? Sarebbe una manna per la tua salute mentale. Yori, inizia a spaventarmi. Natsuki, andiamocene. Dubito che ci voglia qui ora. Visto? Non ci voleva tanto. Voglio soltanto un po' di tempo con lui. È troppo da chiedere? Yori accompagna Monica e Natsuki alla porta. Via, 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 andate via. Ehi, Jeko, Yori è davvero un tipino, eh? Monica ridacchia mentre Yori la spinge fuori dalla porta. Finalmente. Finalmente, non chiedevo davvero altro. Jeko, non hai bisogno di passare il weekend con Monica. Non starla a sentire. Vieni a casa mia invece, tutto il giorno, noi due soltanto. Non ti sembra meraviglioso? Wow, ho davvero dei problemi, eh. Ma sai una cosa? Non mi importa più. Non mi sono mai sentita meglio in vita mia. Solo starti accanto mi dà una gioia che non potevo nemmeno immaginare. Sei come una droga. Mi sento morire se non respiro la tua stessa aria. Non è bello avere qualcuno che tiene tanto a te? Qualcuno che vuole basare la sua intera vita su di te? Ma mi sento così bene. Cos'è questa sensazione crescente che accadrà qualcosa di orribile? Forse è per questo che mi sono trattenuta finora. Ma il sentimento è troppo forte ormai. Non mi importa più, Jeko. Devo dirtelo. Sono follemente innamorata di te. È come se ogni centimetro del mio corpo, ogni goccia del mio sangue, urlasse il tuo nome. Non mi importa più delle conseguenze. Non mi importa se Monica mi sente. Jeko, devi sapere quanto ti amo. Ti amo così tanto che mi tocco con la penna che ti ho rubato. Vorrei aprirti la pelle e strisciarci dentro. Ti voglio tutto per me. E io sarò soltanto tua. Non ti sembra perfetto? Dimmelo, Jeko. Dimmi che vuoi diventare il mio amante. Chi non vorrebbe diventare il tuo amante? Accetti questa mia confessione? Quanto hai reso questa povera ragazza quella che è. Buon weekend, Yori. Non posso accettare la tua confessione. Quanto ci sono rimasto male la prima volta. No! Veramente. Quanto ci sono rimasto male. Yori, questa volta non salteremo la sua sequenza. Per rispetto nei tuoi confronti, Yori, la guarderemo tutta. Eccoci qua, un intero weekend passato, Yori? È stato bello passare del tempo insieme. Eccoci qua. Ok, sotto con il festival. Wow, siete arrivati prima di me. Credevo... Natsuki scappa correndo. Sono qui. Jeko, è successo qualcosa? Natsuki mi è appena passata davanti. Oh. Beh, che peccato. Aspetta, hai passato l'intero weekend qui, Jeko? Oh cavolo, non credevo che lo script fosse così malconcio. Scusa davvero, chissà quanto ti sei annoiato. Mi farò perdonare, intesi? Solo un secondo. Kruk. Yori eliminata. Kruk. Natsuki eliminata. Ok, ho quasi fatto. Fammi solo assaggiare un cupcake al volo. Monica solleva la stagnola dal vassoio di... e prende un cupcake. Davvero, sono fantastici. Dovevo davvero prenderne uno, è la mia ultima occasione. Insomma, prima che smettano di esistere. In ogni caso, non ti farò aspettare oltre. Un attimo di pazienza, ci vorrà solo un secondo. Posso sentirti, Monica, ma è qui che ci fermeremo.
Mi dispiace per te. Non ha più senso ormai, niente paura, non vado da nessuna parte. Ah, Monica. Che succede se esco? In teoria c'è il salvataggio automatico qui, giusto? Lo spero. Lo spero terribilmente che ci sia il salvataggio automatico. Ehi? Ok, stavo pensando che era tutto scuro. Abbiamo sbloccato delle nuove immagini, però stranamente nessuna poesia, neanche quella lì di Natsuki, è strano. Però abbiamo sbloccato quella nuova. In teoria io avrei sbloccato anche un'altra immagine. Dove sei? Eccola qua. Nell'atto 2 arriva la fine della settimana senza schiacciare. Salta. Quanto è stato lungo ottenere questa immagine. Signori, ci siamo. Siamo arrivati al momento. Just Monica. Io vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.